Buongiorno, sono le 9.07, abbiamo appena avviato la registrazione della seduta. Facciamo l'appello e chi ha bisogno dell'attestazione me lo comunica. Baiocchi. Buongiorno, presente. Canale. Buongiorno, presente. De Vivo. Presente, buongiorno. Ecca. Buongiorno, presente. Grazioli. Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Va bene, Muro Pes, Pasetti, Presente. ah eccolo, È arrivato. Che sì, tempismo. Quale bla bla car funziona? Perfetto. Pasetti, presente. ancora buongiorno a tutti, siamo pronti. Allora, io... Presidente Graziolo, un attimino. Allora, ho avvisato a Mario Sica che c'aveva i contatti di entrambe, che gli diceva comunque di non partire alle due dirigenti, ma di collegarsi con il link. Ah, perfetto, ok, grazie, grazie commissario Grazioli. Allora, di nuovo buongiorno, passiamo subito al primo punto dell'ordine del giorno, che è i verbali. Do il buongiorno di nuovo al dottor Airaghi, che già è con noi. Sappiamo che ci sono anche oggi, ci saranno i comitati di quartiere, la presidente, la vicepresidente e i due dipartimenti. Tutti hanno dato, e credo anche l'ingegner Sica, hanno dato tutti l'adesione, quindi... Credo che avremo l'assemblea abbastanza completa, diciamo. Quindi, andando a vedere i due verbali, c'è il primo verbale, quello che avete esaminato tutti quanti del 5 luglio, se non mi ricordo male, sui tetti verdi. Mancava Sì, di approvazione, io l'ho letto stamattina e sta a posto, per me va bene. E quindi dobbiamo vedere l'altro, metto in che... condivisione l'altro. Non so quanto è... Questi che so, questi e quelli approvati, mi pare giusto. Sono le due audizioni, l'audizione dell'EQ del personale. Mi sembra di ricordare delle Q del municipio e poi la situazione del personale ufficio anagrafico. Quella del Quello è il verbale 17. numero 26 del 19 Perfetto, sì. Se lo puoi mettere in luglio 24. Già condivisione... fatto. Va bene, perfetto. Io intanto, mentre invece io me lo leggo qui da... L'ho scaricato da Teams e quindi me lo Sono leggo. presenti presidente Baiocchi, consiglieri canale fino alle ore 9.39, De Vivo, Ecca, Grazioli, Muro Pes, dalle ore 9.20, De Iulis in Iulis. sostituzione della Pasetti. Ok, E vado poi avanti. sono presidente municipio, vai tu. Sì, presidente Municipio Maria Teresa Di Salvo e responsabile Q del personale. Presidente, verificata la presenza del numero, eccetera, dichiara aperta, approvazione verbale, congiunta più decentramento, abbiamo approvato il verbale. Considerata l'assenza del consigliere Muro Pes per problemi di connessione, il presidente 9.18 dispone una breve sospensione per consentire al commissario l'ingresso in seduta. 9.20 si riprende, appello di tutti i presenti. Approvati i due verbali, 20.24 e 22.24. Alle 9.30 abbiamo breve sospensione per far arrivare l'ospite funzionario referente per l'ufficio del personale in sostituzione dell'IQ, perché l'IQ credo che fosse in ferie quel giorno, mi pare, e venne la Sì, sostituta. esatto. La seduta riprende, all'appello rispondiamo presenti in 6, Baiocchi, De Vivo, Ecca, Grazioli, Muro Pes De Iulis. I lavori procedono con l'esame del punto 2 all'ordine del giorno, situazione dell'IQ del municipio 9. Presidente introduce argomento, comunica che la Presidente del Municipio a causa dei sopraggiunti motivi personali non potrà partecipare alla seduta, cede la parola all'Ufficio Personale. L'Ufficio Personale Municipale espone una panoramica e qui non la leggo sostanzialmente, dove ci parla di tutto quello che c'è stato. Segue dibattito in commissione. Il consigliere De Iulis osserva, e questa pure non la leggo ma gliela manderemo, prima dell'approvazione approveremo la prossima settimana. C'è la risposta del personale, poi c'è il consigliere Grazioli, chiede se, come per i ministeri, valga la norma nazionale relativa al potere di autodeterminazione del dirigente nel fare nomine dirigenziali in mancanza di una funzione apicale all'interno. C'è la risposta del personale. Presidente Baiocchi ringrazia e congeda l'ufficio personale, considerata la presenza dell'ospite, introduce il punto terzo all'ordine del giorno, situazione personale dell'ufficio anagrafico del Municipio 9. Il referendo...
il referente dell'ufficio anagrafico ci espone il tutto, l'ufficio personale replica che purtroppo la situazione non riguarda solo il servizio anagrafico ma anche tutti gli altri servizi aperti al pubblico e anche tutti gli altri uffici al servizio economico finanziario. Presidente, riflette sulla possibilità di redigere una Presidente, proposta. Scusi, sì. C'è probabilmente un errore di battitura perché ufficio anagrafico è stato abbreviato in UA, mentre qua si riporta UP che è l'ufficio personale. E c'era l'ufficio personale anche che ha replicato UP. Ma mi sembra di ricordare che era il referente dell'ufficio anagrafico che in quel momento parlava. Ah sì? Io questo non ricordo. Che mi pare che e poi c'è pensione scritto male sopra No, perché io non l'ho, scusatemi, non l'ho redatto io il verbale, quindi lo so, Emanuela. Immagino che dopo il referente dell'ufficio anagrafico che illustra, l'UP replica che purtroppo la situazione non riguarda solo il servizio anagrafico, ma tutti i servizi aperti al pubblico, quindi penso sia l'ufficio personale. Ok, scrivo, okay. In questo modo. Okay. Perché mi pare giusta come contrapposizione, quindi l'ho compresa in questo tenore. Okay. Io mi sembra di ricordare che avesse parlato solamente l'ufficio anagrafico, no, però mi sbaglio io probabilmente. È intervenuta la collega pure che sostituiva. Sì, perché diceva, vedete, se sono rimaste scoperte delle figure di categoria D, quindi sicuramente è l'ufficio. Sì, la collega Bonetta era intervenuta. Sì. Caterina, sopra, quando interviene il referente dell'ufficio anagrafico, alla terza riga, pensione, scritto male. Sì, già l'ho visto perché era sottolineato in rosso, mentre leggevate io ho corretto. Ok. C'è Walt che gliene segnala. Sì, infatti mentre lo state scorrendo io sto, ecco, provvedendo a sistemare questi errorini. Perfetto, vado avanti. Il Presidente riflette sulla possibilità di redigere la proposta di risoluzione alla luce di quanto emerso in Commissione per chiedere più risorse. E questa la stavamo preparando, poi ci sono stati altri accadimenti. Poi c'è l'intervento del Consigliere De Iulis, e il Presidente Baiocchi conferma il costante impegno della Commissione sul tema del personale, mi pare che questo non ci è mai mancato. 11.06, breve sospensione, 11.11 riprendiamo. Fra l'altro con qualcuno eravamo in presenza. All'appello poi alla ripresa alle 11.11 eravamo solo in quattro, Baiocchi De Vivo e Camu Lopez. Qui c'è l'intervento della consigliera De Vivo, rispetto a quanto emerso apprezza le ipotesi di assegnazione temporanea previste per la copertura dei servizi dell'ufficio tecnico e dell'ufficio consigli e commissioni, propone di analizzare la citata dichiarazione 285 sul conferimento degli incarichi di EQ, poi convocare il DORU in una prossima seduta e iniziare un lavoro redigente per la stesura di una proposta di risoluzione che possa essere lavorata a spiegare i suoi effetti. Ritiene utile avere il documento sul quadro delle posizioni, comprese quelle vacanti della microstruttura, come venivano fornite in precedenza dalla direzione locale. Consigliere De Iulis partecipa alla seduta subito dopo l'appello. Il Presidente si incarica di chiedere all'ufficio personale il file aggiornato che poi abbiamo avuto. Anche qua suggerisce di tenere una E. Sì, l'avevo già messa. In evidenza il punto sollevato anche dal consigliere De Iulis sul criterio della ripartizione delle risorse dal Campidoglio proporzionale alle esigenze. E questo è il male grosso di questo settore di lavoro nostro. Esauriti gli argomenti non essendo posti, il Presidente 11.30 dichiara chiusa la seduta. Allora, signori consiglieri, volevo sapere se c'era qualcuno che aveva qualcosa in merito. No, va bene per me. Per me va bene. Per me va bene, allora chiedo alla verbalizzante cortesemente di mandarlo alla attenzione del consigliere De Iulis per la verifica dei suoi interventi. Ok. E dopodiché ce lo ripresentiamo la prossima settimana per... va bene. Per quello che riguarda la... l'approvazione che sarà solo un pro forma, a parte le eventuali correzioni del consigliere De Iulis. Allora, a questo punto, visto e considerato che gli ospiti sono convocati per le 9.30, come sempre, come dopo, direi che se non ci sono appunti particolari da parte dei consiglieri in merito a questa seduta di oggi,
ribadisco che parteciperanno, che ci hanno dato l'adesione sia il Dipartimento Patrimonio che il Dipartimento Culturale, e la Presidente del Municipio Maria Teresa Di Salvo, l'Assessore all'Ambiente e al Commercio Municipio 9, Augusto Gregori. Non ho conferme, c'è già il Direttore dei Laghi Apicale presente, non ho conferme dall'ingegner Siga della sua presenza, e lui al momento non ha ancora confermato, e partecipano, hanno chiesto di partecipare alla commissione il presidente del comitato di quartiere Torino Decima e il presidente e il vicepresidente del comitato di quartiere Torino Nord. A questo punto, fatto questo cappello, direi di andare in sospensione fino alle 9:30, anche 9:28 se vogliamo, 10 minuti, in modo che così poi con 2 minuti ci assembliamo per vedere se sono tutti presenti, e direi, se non ci sono appunti contrari da parte dei commissari, possiamo anche sospendere la registrazione e andare in sospensione. Tutto Va bene, tace? sospendo. Quindi Caterina, possiamo Va bene. sospendere. Grazie. Ragucci è a due. Ecco, la registrazione è appena ripresa, sono le 9:35. Perfetto, grazie Caterina. Ecco. Allora, do di nuovo il buongiorno all'assessore Gagliardi e all'assessore e vicepresidente del Municipio Gregori. Mancano solamente i due dipartimenti e l'ingegner Sica. Saluto sempre il direttore Iraghi. Adesso faccio entrare i due comitati di quartiere che hanno chiesto di entrare, di partecipare alla commissione, Torino Decima e Torino Nord. Quindi cominciamo con Torino Nord. Eraguci. Buongiorno. Ragucci c'ha un doppio link. Esatto, c'è un Non doppio link, riesco a no, capire aperto uno perché. solo. Do il buongiorno al Comitato di Quartiere Torino Nord, presidente e vicepresidente. Manca Sì, anche Genesio, adesso aspetta. lo faccio entrare. Il signor Pietro Ronci non so perché ha due link, quindi ha due Sì, mi entrate. sono sbagliato. Sì, Perfetto, sono. una è stata eliminata, benissimo. E Ok. siamo già in fase di registrazione, glielo dico per sua. Siamo a posto, mi dicono le segretarie, mi pare aver capito, con la privacy. E Sì, ce adesso l'hanno tutti. faccio entrare il signor Genesio, Comitato di Quartiere Torino Decima. Buongiorno, signor Genesio. Come gli altri, le dico che siamo già in registrazione. Stiamo aspettando i dipartimenti, ci sono due assessori, c'è l'assessore Gagliardi, c'è l'assessore nonché vicepresidente Gregori, c'è il direttore del municipio Airaghi, e niente, siamo in attesa dei due dipartimenti, quindi aspettiamo altri 5 minuti, verifichiamo un attimo se arrivano, cercheremo di contattarli in qualche modo, se non li dovessimo sentire, ma stavano venendo in presenza e li abbiamo fermati. Quindi dovrebbero mettersi in contatto da un momento all'altro. Questa carta igienica che ho pulito noi. Guarda. Guarda. Questa è la lumezzana? No. Non so chi è che ha il Qualcuno ha il microfono microfono aperto. acceso. Io disattivo l'attivo di tutti, scusate. Ecco, parlo solo io adesso, e qualcuno che vuole parlare si inserisce. A questo punto, per nostra in registrazione nel silenzio più totale, ricordo solo il punto 2 all'ordine del giorno, che atti politici amministrativi, presupposti e conseguenti alla chiusura del punto verde di qualità Stardust e analisi e azioni da intraprendere. Questa è la richiesta stata fatta da 3 membri della commissione per questa seduta, richiesta che io ho accolto senza problemi nei tempi legali, quindi dobbiamo solo aspettare che si finiscano di collegare gli ospiti. Abbiamo già gli ospiti relativi al municipio, direttore e due vicepresidente, nonché assessore e altro assessore, quindi aspettiamo i dipartimenti. Non vorrei iniziare senza di loro,
prendiamo un'altra sospensione in attesa delle signore, dei direttori, che debbano arrivare. Quindi chiedo alla verbalizzante di sospendere di nuovo la registrazione per non lasciare eventualmente chi sta seguendo o chi poi vorrà seguire la registrazione successivamente con tempi morti che non servono a nessuno. Quindi prego la verbalizzante di sospendere. Sì, e magari bene. Se riesco... Grazie. Sono le 10.03, abbiamo appena ripreso la registrazione della seduta. Perfetto, grazie. Mi scuso con tutti per i ritardi dovuti anche a qualche incomprensione, di cui me ne assumo la colpa, per il luogo e il modo di incontro. Do il benvenuto come prima di nuovo al direttore Airaghi, all'ingegner Sica, al vicepresidente del municipio Gregori, all'assessore Gagliardi, alla dottoressa Esposito del Dipartimento Patrimonio, alla dottoressa Maria del Dipartimento Culturale, alle Cuponelli, mi pare che ho salutato tutti, saluto anche il consigliere Danilo Borrelli, do il benvenuto, ma già l'ho salutato anche prima, il CDQ Torino Decima Pietro Pino Genesio e per il CDQ Torino Nord il signor Ragucci e il signor Achilli. Sappiamo che allora siamo qui con, si scusa la Presidente, non può intervenire perché ha un problema istituzionale relativo al personale, quindi essendo lei con delega al personale interviene direttamente, chiaramente. Siamo qui per il punto 2 all'ordine del giorno, atti politici amministrativi presupposti e conseguenti alla chiusura del punto verde qualità standard e analisi e azioni da intraprendere. Allora, io se faccio solo un breve scorso, se sappiamo quello che è successo nella scorsa settimana, 10 giorni fa, più che la scorsa settimana, sappiamo che c'è stata una commissione umanistica che si è occupata della questione, ma chiaramente era due giorni dopo, non aveva possibilità di dare notizie, quantomeno di un indirizzo che si sta percorrendo. E dei nuovi accadimenti, se ce ne sono. Ricordo a tutti che per intervenire si richiede un'alzata di mano, in modo che così ci sia ordine, e poi c'è l'ordine che lo dà direttamente il sistema da alzata di mano, quindi è progressivo e finisce lì. Darei sempre comunque priorità magari ai consiglieri prima degli ospiti, però poi andiamo avanti e vediamo come va la questione. Chiederei a uno dei firmatari della richiesta di questa commissione di fare un excursus e di presentare i motivi per i quali hanno chiesto, in modo che poi cominciamo a chiedere ai vari uffici, ai vari ospiti di rispondere alle loro richieste. Quindi non so chi voglia intervenire, vedo che ha sollevato la mano la consigliera Canale, prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Io non ho capito una cosa, la dottoressa Magni è del patrimonio o della cultura? Della cultura. Perché la dottoressa Esposito è il direttore della cultura, quindi manca il patrimonio. Allora manca il patrimonio, io non... mi hanno detto che Esposito era del patrimonio, apposta l'ho presentata così, quindi poi magari sentiremo direttamente da loro. Ok, vabbè, no, era giusto per capire. Sì, sì, no, poi chiederemo direttamente a loro i ruoli. Ok, no, allora noi abbiamo fatto questa richiesta il giorno dopo che è stata pubblicata sulla pagina Facebook dello Stardust la notizia della chiusura. E abbiamo poi appurato alcune cose, io personalmente attraverso l'accesso agli atti, cioè il fatto che dal punto di vista giudiziario si era conclusa le impugnazioni che aveva fatto il concessionario relativamente alla revoca e decadenza della convenzione a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario che si era preso appunto come base per realizzare il punto verde qualità. E successivamente a questo poi sono partite in conseguenza la decadenza delle autorizzazioni che erano state date per il pubblico spettacolo e poi l'annullamento delle SCIA da parte del municipio
della somministrazione di bevande e alimenti alla società non concessionaria, ma alla società affittuaria del ramo d'azienda che a tutti gli effetti gestiva lo Stardust. E, detto questo, abbiamo capito evidentemente le motivazioni, e poi sappiamo di un verbale che c'è stato di un incontro del 2 di ottobre per la consegna della parte esterna da parte del Dipartimento al Municipio 9, però io volevo dei chiarimenti, mi dispiace che non c'è il Dipartimento Patrimonio, perché invece era quello che un po' di chiarimenti ce li doveva dare. Perché la questione era essenzialmente questa. Come ho spiegato anche in aula quando ho presentato la mozione, essenzialmente se il concessionario non ha favorito la consegna delle chiavi sia della parte esterna sia della parte interna, cioè voglio dire le strutture dove si svolgevano le attività commerciali nonché l'attività di pubblico spettacolo, e il problema mi si pone, ci si pone, perché è un pochino come quello che accade quando ci sono gli sfratti per morosità, cioè il proprietario è proprietario ma deve essere rimesso in possesso, o è rimesso in possesso con la consegna da parte del concessionario, c'è un verbale dove c'è questa consegna e quindi c'è la rimissione in possesso del bene, oppure nel caso del Dipartimento Patrimonio si sarebbe dovuta fare una determina dirigenziale di sgombero e presa in carico. Allora volevo capire se a che punto era questa, volevo capire io, ma non solo io, penso è un'utilità che serve a tutti quanti noi, anche per poter procedere poi per mettere in sorveglianza l'area e garantire quello che poi vogliono i cittadini che nel corso di queste settimane hanno raccolto le firme, e poi parleranno anche loro a proposito di questa raccolta firme. Quindi volevo capire un attimo com'era la situazione insieme agli altri che hanno firmato con me la richiesta della commissione. Grazie Presidente. Grazie consigliera. Non so adesso chi voglia intervenire per primo in merito a questa prima richiesta di informazioni, non so se magari vuole dare un prima scursus il vicepresidente Gregori, nonché assessore ambiente al commercio. Sì, buongiorno presidente, buongiorno a tutti i consiglieri, agli ospiti, fatemi ringraziare il Dipartimento Cultura che è qui con la dottoressa Esposito, la dottoressa Magni. Io ascolterei prima gli uffici, presidente, poi semmai noi abbiamo una visione futura. Ok, quindi non so se chi vuole intervenire, se il direttore apicale o l'ingegner Sica. Forse l'ingegner Sica che ha preso in carico la questione. Prego, ingegnere. Grazie. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, direttore. Buongiorno direttore. Dunque, riallacciandomi al discorso sintetico e riassuntivo della consigliera Canale, c'è un elemento di novità rispetto a quello che lei giustamente ha detto, e cioè che risale alla settimana scorsa l'avvio del procedimento per l'occupazione, diciamo per il recupero del bene in forza a Roma Capitale. Il Dipartimento Patrimonio ha praticamente avviato il procedimento nei confronti degli ex occupanti, chiedendo loro di rimuovere ogni bene e cosa, ovviamente in questo caso io direi superflua, rispetto a quelle che dovevano invece rimanere sul posto, e lasciare liberi i locali per il reimpossesso degli stessi da parte di Roma Capitale. Volevo sottolineare che quando siamo stati a fare il sopralluogo qualche giorno dopo la nostra determina con cui revocavamo la scia commerciale, ci siamo resi conto che il parco era stato completamente chiuso. All'interno del parco c'era un
un laghetto con una fauna piuttosto ricca sia nelle specie che nella numerosità delle stesse, nonché il parco stesso era fruito fino a quel giorno da tantissime persone, dai residenti. Non si poteva certamente lasciare il parco chiuso nelle more della definizione di alcuni atti. Peraltro era ancora in corso una trattativa tra gli ex occupanti e il Dipartimento Patrimonio per trovare un modo, una soluzione, ovviamente che non vedesse il Comune di Roma perennemente in credito nei confronti degli ex occupanti, trattativa che, da quello che si è vinto anche dal, diciamo, dall'avvio di questo procedimento di recupero degli spazi anche interni, non c'è stata, e quindi non potevamo aspettare assolutamente che gli esiti di questa trattativa arrivassero dopo 2-3 settimane. Siamo entrati subito ovviamente in possesso quantomeno dell'area esterna. Per fare questo abbiamo avuto comunque l'autorizzazione del Dipartimento Patrimonio, che ha autorizzato il municipio soltanto nella temporaneità ed eccezionalmente, atteso che siamo noi l'ente di presidio territoriale, e quindi abbiamo preso in carico, diciamo per adesso, la parte esterna. Abbiamo anche assicurato con innaffiamenti periodici, rabbucchi periodici più che altro, che il laghetto potesse diciamo essere ossigenato. E ovviamente questa cosa sta andando avanti con grandi difficoltà legate al fatto che gli impianti elettrici, idrici e quant'altro sono ovviamente sotto chiave, non abbiamo la possibilità di accedere, e adesso è stato avviato dalla settimana scorsa questo procedimento nei confronti degli ex occupanti per avere la restituzione di tutto il bene, quindi chiavi in mano dovremmo averlo entro pochi giorni. E quindi fino a quel momento c'è una difficoltà nello gestire per l'appunto l'area esterna, però volevo assicurare che il procedimento è stato avviato per tutti i locali, per tutte ovviamente le cabine impiantistiche, elettriche, idriche e quant'altro, e dobbiamo solamente aspettare la scadenza dei termini. Che tempi si prevedono, ingegner Sica, visto che parliamo di termini? 15 giorni dal 10/10/2024. Quindi il 25, entro sette giorni dobbiamo soffrire ancora per 7 giorni, diciamo. No, soffrire no, abbiamo un processo che ha le sue tempistiche. Anzi, comunque siamo, penso che comunque si sta gestendo bene il tutto, il transitorio, ovviamente le difficoltà ci sono. Però diciamo non eravamo sprovveduti, insomma l'abbiamo preso senza alcuna paura delle difficoltà che sapevamo, eravamo consapevoli di affrontare, insomma, quindi non bisogna aspettare un po' e poi vedremo un po' il da farsi. Perfetto, mi sembra che comunque come municipio e diciamo potere locale ci siamo mossi con tempismo e con azioni fattive. Sostanzialmente non so se qualche consigliere vuole fare qualche domanda ulteriore al direttore Sica, all'ingegner Sica. Non vedo mani alzate, vedo la richiesta del comitato, ecco c'è, cioè la consigliera Canale. Allora chiedo al Torrino Decima comitato, una domanda relativa a Genesio, sì, se posso faccio parlare un attimo prima la consigliera Canale e dopo di la parola a Genesio. Prego. Grazie. Soltanto una cosa volevo capire dall'ingegner Sica, se ci dice la data dell'avvio del procedimento di sgombero e presa in carico da parte del Dipartimento col protocollo. Grazie. Sì, allora ripeto, diciamo la lettera con cui è stato avviato il procedimento è del 10 ottobre e il numero di protocollo è QC quadro Como 55546. Perfetto, grazie. Allora, signor Genesio, prego, presidente comitato di quartiere Torrino Decima, se non vado errato. Prego. Sì,
Grazie Presidente. No, solo una domanda di ingegnerzia velocissima, ma che significa che il 26 il municipio, l'ufficio tecnico, chi per loro saranno in possesso delle chiavi e possono entrare nei locali? Questa è una prima domanda. Dico questo perché se c'è energia elettrica attiva, non so se c'è, l'intervento di aggiungere acqua al laghetto è solo una spesa pressoché inutile di soldi pubblici. Dico questo perché l'ossigenazione non avviene tramite l'aggiunta di acqua, bensì avviene tramite un sistema che è alimentato con l'energia elettrica da un quadro dove voi, insomma, il municipio non ha accesso. Grazie. Prego, grazie. Sì, è un po' quando io ho il pesciolino rosso a casa, cioè se ho un sistema di ossigenazione ben venga, ma siccome non posso accedere al sistema fino a che non c'è la restituzione completa del bene, cambio l'acqua. Questo è il meccanismo. Quindi questa è una fase temporale, dopodiché, sì. Dopodiché con il sistema di ossigenazione è quello che portato dalla corrente elettrica che fa girare l'acqua, l'ossigena e la rimette in circolo idonea per... Grazie. E la risposta alla prima domanda? La risposta. Ah, per quanto riguarda, allora le dico subito, il procedimento che è stato avviato prevede due fasi. Una prima fase che è quella di 15 giorni, scadenza 15 giorni, in cui loro, gli ex occupanti, possono ovviamente produrre le memorie difensive e dire guardate, vi siete sbagliati fino adesso, non avete capito nulla, noi abbiamo diritto a rimanere lì. E poi dopo questi 15 giorni si avvia la consegna, che può essere o parziale, ambito per ambito, perché non sarà facile avere tutto, perché bisogna andare a controllare tutte le non solo gli accessi ai locali, ma anche gli accessi agli impianti, cioè ci sono anche dei chiusini che vanno aperti, ispezionati, cioè c'è tutto un lavoro che non è che dura un giorno, durerà anche 15 giorni, voglio dire, non è facile questo, poi bisogna capire, bisogna anche inventariare i beni all'interno. È un processo anche questo che si avvierà dopo questi 15 giorni, nella speranza ovviamente che ci sia anche una collaborazione da parte degli ex occupanti. Questo è, quindi è un processo delicato, insomma. Perfetto, grazie. Grazie. Per cui la sofferenza non è 15 giorni, potrebbero essere 30 o 45. Insomma. Qualcuno aveva detto si soffrirà per 15 giorni? Probabilmente i tempi di sofferenza sono oltre il sedicesimo giorno. Comunque grazie. Però attenzione, non parliamo di sofferenza, non strumentalizziamo la cosa, cioè è un processo fisiologico questo. Quando... Ingegnere, non l'ho detto io, ingegnere, mi perdoni. Lo so. Ascolti, quando un proprietario di un appartamento riesce a cacciare un inquilino moroso, quello che sia, non è che il giorno stesso in cui entra in possesso dell'appartamento ci va ad abitare. È una fase un po' complicata questa, la dobbiamo gestire con buon senso, sperando anche nel buon senso di chi ovviamente non producendo memoria difensiva adeguata entro i 15 giorni vorrà ovviamente consentire immediatamente l'accesso. Noi abbiamo avvisato gli ex occupanti che fino a che non ci sarà l'immissione completa di tutto il bene in mano a Roma Capitale, sarà loro responsabilità anche il maltrattamento degli animali all'interno della fauna laquale. Quindi noi abbiamo detto loro guardate, fino a che non ci riconsegnate tutto il pacchetto siete anche responsabili di allagamenti, di malfunzionamenti, degli incendi e quant'altro, perché gli impianti antincendio, gli impianti di presidio idraulico e gli impianti ovviamente di funzionamento del laghetto devono comunque rimanere funzionanti fino a che non subentriamo. Perfetto, grazie. Prego, signor Ragucci, scusate, Comitato di Quartiere Torino Nord. Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, no, io volevo solamente fare una domanda. Ci segnalano che è acceso il gruppo elettrogeno della struttura. Seconda cosa, vorrei capire se il gestore attualmente
può entrare nei locali, specialmente del cinema, e caricare materiale da portare via. È una domanda, non so se mi si può rispondere su questo discorso qui. Poi un'altra cosa, quello che i cittadini ci segnalano è che hanno una grossa preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza di tutto il perimetro. Sicurezza specialmente la notte, che è tutto buio, per cui chiedono attualmente: è vigilato quest'area o no? Terza cosa, ci segnalano che durante il giorno ci sono ormai piano piano, in modo soft, ci sono alcuni ragazzi che stanno prendendo come occupazione l'area dove c'è l'arena. Per cui questi sono tutti elementi che cominciano a preoccupare, perché come avevamo già chiesto noi, era importante anche durante il giorno far girare nell'area del parco qualche vigile. Ecco, per il momento sono queste le domande che volevo fare, e non so se posso avere una risposta in merito. Allora, per quanto riguarda il gruppo elettrogeno che si attiva in automatico, quello fa parte, ecco, di quell'impiantistica a cui oggi non possiamo accedere, perché è chiuso all'interno di un cancello a sua volta diciamo ben serrato. Peraltro mi è parso di vedere, facendo un sopralluogo lì, che quel cancello pare non si apra da parecchio, quindi è probabile che sia un gruppo elettrogeno di emergenza che era già stato alimentato con carburante, che potrà funzionare fino a esaurimento, diciamo, del carburante stesso. Questo è ovvio che in questa fase siamo molto preoccupati tutti della possibilità che si possa approfittare diciamo un po' del disordine che si sta creando per poter fare atti vandalici, sciacallaggi. Siamo preoccupati. Il municipio ha chiesto il giorno stesso in cui è entrato in possesso l'ausilio dei vigilantes, l'ha chiesto diciamo al dipartimento preposto alla gestione del contratto generale contractor di tutti i vigilantes di Roma Capitale, ma ancora non abbiamo avuto risposta. Non sarà facile probabilmente assicurare una spesa ulteriore per questa per questo presidio. Tuttavia ci stiamo attrezzando con gli organismi di volontariato di protezione civile che stanno sul territorio per assicurare almeno l'apertura e la chiusura dell'area anche in orari un po' più tardivi rispetto a quelli che attualmente sono in corso, perché la prospettiva è riaccendere le luci ovviamente nel parco e quindi consentire la fruizione dello stesso anche in orari serali. Posso fare un'ultima domanda? Prego. Un'altra cosa che ci chiedono per quanto riguarda il mercatino, ci dicono: ma il mercatino attualmente versa il suolo pubblico? Questa è una domanda che a noi sinceramente che ci fanno non possiamo rispondere. L'unica cosa la possiamo passare a voi. Non so se è un argomento dell'ordine del giorno. Grazie. Sì, rispondo anche a questa domanda. Sì. Allora, innanzitutto, come avete potuto notare, non c'è stata soluzione di continuità tra quello che era la fruizione del parco prima e dopo, diciamo, il subentro del municipio. Quindi quello che si faceva prima si sta facendo adesso, anzi mi sembra anche di notare che si faccia anche di più. Per quanto riguarda il mercatino lo stiamo regolarizzando, stiamo cercando con l'assessorato municipale delle attività produttive di stipulare un accordo per i cosiddetti mercatini a chilometro zero, anche sperimentale, per capire poi se ci sono i presupposti per istituire un farmer market proprio lì. Lo dico in anticipo, però stanno qui gli assessori, stiamo lavorando su questo. Ovviamente verrà pagato un canone di occupazione solo pubblico, che è commisurato ovviamente alla tipologia di mercato, e vedremo anche di capire le modalità
per recuperare il pregresso, perché comunque c'è un pregresso che va recuperato. Quindi in un modo o nell'altro cercheremo anche di diciamo di evitare danni. Purtroppo ecco questo è uno dei procedimenti che non tenevamo già pronto per fare, anche perché adesso ci stiamo rendendo anche conto noi come parte gestionale di tutto quello che veniva fatto in quell'area, che era stata sempre gestita in maniera privatistica. Quindi adesso stiamo capendo un po' quello che succedeva, probabilmente succedeva anche in maniera difforme alla norma, e stiamo cercando di regolarizzare, cioè stiamo cercando, lo regolarizzeremo sicuramente. Ok, grazie. Prego. Grazie ancora, ingegner Siga. Consigliera Canale, prego. Sì, a proposito del mercatino, io volevo chiedere all'ingegnere, tanto perché non c'è il dipartimento patrimonio, quindi mi costa per forza chiedere al povero Sica, che risponde per tutti come al solito. E, volevo capire se precedentemente, cioè nella fase antecedente l'annullamento di tutte le SCIA commerciali e della decadenza e la revoca del pubblico spettacolo, nonché la decadenza e revoca della concessione al concessionario principale, e questo mercatino che veniva svolto lì, se lo sa, ovviamente questo non so se lo sa o se lo gliel'ha comunicato l'ufficio del patrimonio, se questo mercatino pagava qualche somma al concessionario, perché anche qui ci sarebbe poi un arricchimento in debito del concessionario, perché visto che per gli ultimi 6 anni in realtà la decadenza è del 2018, è evidente che tutto quello che è successo dal 2018 in poi o è precedente, insomma, non è proprio limpidissimo all'interno di questa struttura, ma lo dico a funzione e diciamo a vantaggio della pubblica amministrazione, non è che sto facendo una critica a nessuno, questo deve essere chiaro. E lo dico perché sicuramente l'ingegnere lo sa, ma lo sanno anche gli assessori e i dipartimenti, si sa bene che loro si sono anche opposti a tutte le richieste di occupazione di canone annuali fatti dal dipartimento. Quindi ci sono una serie di procedimenti pendenti davanti al Tribunale Civile di Roma, dove loro stanno facendo opposizione a ogni canone, a richiesta di canone di occupazione sine titolo ricevuta dal Dipartimento Patrimonio, e quindi tutte queste cose sono sicuramente un problema, perché sono tutti soldi che il Dipartimento e quindi Roma Capitale deve recuperare, oltre al danno la beffa, ecco, questo vorrei dire, scusate la battuta. Quindi volevo capire questo, e poi mi interessava capire una volta riusciti, speriamo presto, a riprendere tutta la struttura e fatta la verifica della consistenza di tutti gli impianti anche dal Dipartimento Cultura che è presente, qual è lo sviluppo che si immagina possa avere questa struttura. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera. Prego, ingegner Siga. Allora, la preoccupazione della consigliera Canale è condivisibile, cioè il mercatino è probabilmente anche la punta di un iceberg di tutte le attività che venivano svolte in quell'ambito, in quel punto verde, ex punto verde qualità. Era forse un'attività esterna, ma forse c'erano anche attività interne, qualunque altra cosa che venivano fatte, anche probabilmente dico previo pagamento di un obolo, di un canone, e senza mai ovviamente interpellare l'amministrazione pubblica. Ora io su questo, vi dico la verità, non è che posso entrare nel merito, perché può darsi pure che c'era un contratto, una convenzione che prevedesse queste forme, diciamo, di gestione dell'area, e non conosco. Non so neanche se ci fosse un contratto, una convenzione, questo non so neanche. So solo che probabilmente, diciamo, in questo modo stiamo aprendo, stiamo rendendo più trasparente la gestione dello Stardust, con grande difficoltà degli uffici che sono già operati di tante altre criticità, però è un passo verso la trasparenza anche di questo plezzo, che è importantissimo, strategico,
e che va tutelato a tutti gli effetti per evitare che possa poi andare, diciamo, possa decadere. Quindi questa è la preoccupazione fondamentale della Giunta che è qui presente, che dal primo minuto in cui si è resa conto che la struttura era rimasta chiusa per un giorno, mi sembra, a seguito della nostra determinazione, ha appoggiato gli uffici per poter ovviamente consentire l'apertura quantomeno dello spazio verde. Grazie ingegnere. Invece una domanda che mi gira per la testa a me. L'assegnazione temporanea, quando avrà fine? Perché non vorrei che fosse una di quelle assegnazioni temporanee che poi durano 30 anni, dove non ci possiamo muovere e invece dovremmo poterci muovere per la definizione di tutto il complesso. Cioè, c'è un piano prestabilito per questa cosa, che va poi a collegarsi alla domanda che ha fatto la consigliera Canale, quali sono le prospettive del punto? Allora, per il piano ovviamente lascio poi la parola alla Giunta che ha delle idee, lascio anche la parola poi al Dipartimento. Il transitorio, non so che c'è un'abitudine qui a Roma, come in molte città, dura anni e anni, il transitorio dura anni e anni quando poi non c'è l'interesse della politica, quando non c'è l'interesse a livello di direzioni generali di portare a termine un procedimento. Io fino adesso vedo che la politica ci sta mettendo la faccia, non credo che ci siano preoccupazioni su questo, quindi questo... la politica principale... La politica municipale in tutta, non dico cioè tutta intera, la vedo attenzionata sul pezzo, quindi non penso che lascerà passare tutto questo tempo assolutamente. Ma non per un motivo politico, ma per un motivo proprio di servizio alla collettività. È un luogo quello molto molto rilevante per la popolazione. Perfetto, grazie. Sì, quindi fa il collegamento un po' con la domanda che ha fatto prima la collega. Diciamo che poi la burocrazia è quella che un po' ci spaventa. A questo punto io, non vedendo più domande di consiglieri o ospiti, vorrei sentire anche la voce magari della Giunta, la voce del vicepresidente del municipio, nonché assessore, in merito a quello che si chiedeva prima, cioè agli indirizzi. Poi magari sentiremo anche chiaramente il Dipartimento Cultura. Decidete voi chi vuole intervenire prima, se il vicepresidente o il Dipartimento Cultura. Vogliamo finire prima la parte tecnica? Va bene, sentiamo il Dipartimento Cultura, perfetto. Buongiorno a tutti i presidenti, consiglieri, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie di essere intervenute. Grazie a voi dell'invito, qui anche la collega, la dottoressa Magni. Allora, nella fattispecie del mio perimetro attuale della competenza che ho è quella del Dipartimento Cultura. Vi faccio una premessa velocissima per l'esperienza, però. Allora, Punto Verde Qualità Verissimo ci addiviene come opera di urbanizzazione secondaria, primaria e secondaria da un piano di zona e quindi patrimonio indisponibile. Quindi proprio per sgomberare il campo da qualsivoglia, perché sento parlare di concessionari, di occupanti, quindi sono materie purtroppo che l'amministrazione conosce molto bene, e anche di occupanti, neanche di ex concessionari, perché il termine è molto diverso. Il concessionario è quello che ha comunque, diciamo, accettato una procedura di evidenza pubblica in qualsivoglia forma, fatemela dire così, gara concorrenziale, di partenariato pubblico-privato, però insomma ci sono forme giuridiche tutte possibili, però l'occupante no, l'occupante non ha nemmeno una concessione scaduta o in proroga o con dei problemi di non pagamento, cioè di morosità dei canoni. È evidente che le clausole che l'amministrazione ha messo su tutte le sue aree sportive, punti verdi qualità, palestre, di qualunque al cinema, aree, tutto quello che il patrimonio enorme che ha l'amministrazione, che ha in concessione con delle difficoltà, la prima clausola è quella che se uno non paga in morosità, fa 3 mesi di non pagamento, gli viene revocata la concessione. Questi sono aspetti, giustamente, perché sentivo dei consiglieri, dei partecipanti appunto che parlavano di questo aspetto, che è la prima cosa che le amministrazioni comunque tendono sicuramente sempre a tutelare. Quindi sicuramente introiti e non danni erariali, questa è la prima cosa. Anche l'indebito arricchimento è un reato, però quello più difficile che abbiamo, l'indebito arricchimento, sicuramente il danno erariale va scongiurato. Premesso questo punto verde qualità io lo conosco abbastanza bene, molto bene, devo dire, per esperienze pregresse, poi ci abito in questo territorio, per cui
insomma, anche noi ha stupito, adesso entro nella veste del direttore della cultura, anche noi ha stupito quando ci sono arrivate appunto le comunicazioni in merito al fatto che questo concessionario fosse moroso, per cui siamo dovuti andare a verificare immediatamente tutte le varie autorizzazioni di pubblico spettacolo, articoli 68-80 del TULPS, per vedere se i presupposti per i quali questo concessionario chiedeva, faceva domanda a noi di avere pubblico spettacolo erano corretti. E purtroppo il collega del patrimonio, patrimonio Antonucci, ci ha comunicato dicendo che era moroso e quindi automaticamente era venuto meno. Abbiamo ricevuto tardivamente, questo l'abbiamo dovuto dire anche in un'altra sede per la quale ha attenzionato molto questo impianto, ricordo tutti di Roma Capitale, quindi è del Comune di Roma, non esiste il fatto che è stato in concessione 15, 20, 30 anni, 40 anni, 90 anni, perché purtroppo abbiamo anche delle concessioni molto molto lontane nel tempo, ma il patrimonio, il bene, il terreno e l'immobile sopra per codice civile è tutto del Comune di Roma, non esiste più la cessione invertita, quindi già dal testo unico sugli espropri, per cui è tutto del Comune di Roma. Quindi anche il fatto che questo signore si vada, ex concessionario, attenzione, perché per me l'occupante abusivo non è assolutamente riconosciuto, vada a prendersi le cose, non è corretto, deve essere fatto un verbale in contraddittorio con l'amministrazione, perché per codice civile anche l'impiantistica potrebbe essere è dell'amministrazione, deve essere messo a verbale che lui ha comprato, acquistato questo materiale e ha valorizzato il nostro bene, quindi va messo nel dare avere. Non può essere una cosa che prendo i soldi e scappo, prendo i beni e scappo, perché comunque è un bene per il quale questa persona, io parlo sempre del concessionario, ex concessionario, ha avuto un introito. Quindi non si deve mai parlare di reddito sul patrimonio disponibile dell'amministrazione, sia dello Stato, sia delle città metropolitane, sia della regione, sia dei comuni. Non esiste un introito su uno standard patrimonio disponibile. Esistono, non esiste reddito, gli introiti, perché devono andare a costo zero, cioè tutto quello che diciamo tra virgolette si pensa sia un guadagno deve essere poi reinvestito dal concessionario all'interno della struttura, con escluse tutte le spese, quindi gli stipendi, con tutti i costi e quant'altro. Quindi premesso questo, va da sé che noi quando abbiamo chiesto immediatamente una verifica al collega del patrimonio, che c'è, guardate, è moroso. Addirittura abbiamo avuto contezza tardiva, ripeto, perché come Dipartimento Cultura ho visto che si viene considerati in modo tardivo su tanti aspetti e ci può stare. I dipartimenti, quelli più in movimento, sono i rispettivi municipi, l'urbanistica, il patrimonio, i lavori pubblici, ci sono la mobilità, ci sono dei dipartimenti molto più attivi, essendoci stata dentro. Il Dipartimento Cultura ha un ruolo più, diciamo, morbido, più silente, per cui non abbiamo dovuto ovviamente notiziare, rispondere, ADR, domanda rispondi, e vedere perché di questa nostra reazione tardiva di revocare l'autorizzazione al pubblico spettacolo, perché abbiamo dimostrato che come corrispondenza non eravamo stati notiziati da questi passaggi col patrimonio nei confronti del concessionario e del concessionario e di questi problemi giudiziari sempre da tarde, attenzione, io vi parlo di altri tavoli anche. E quindi quando abbiamo capito dal collega del patrimonio che non era più riconosciuto come concessionario per Roma Capitale perché moroso, non fidanzato con nessuno, non pagava i canoni, e a quel punto abbiamo dovuto fare tutti i passaggi normativi, avviso di avere il procedimento, abbiamo revocato, comunicando comunque anche all'avvocato di riferimento che se a noi il Dipartimento Patrimonio ci riconosce il nuovo concessionario, questo concessionario che paga, mi parlano di 8 milioni di euro di canoni non pagati, però potrei sbagliarmi perché, ripeto, non è l'ufficio mio preposto, sarebbe stato corretto insomma, che i colleghi del patrimonio ufficio fossero, così fugavano ogni dubbio anche alle vostre domande, e, però mi pare di ricordare. E, per cui insomma a noi gli abbiamo comunicato che quando il nostro patrimonio ci comunica e ci trasmette l'atto di concessione che questa persona è titolata, questa società è titolata a stare lì, noi andremo a fare, rifacciamo tutte le verifiche del testo unico del TULPS e a quel punto diamo l'autorizzazione alla sala cinema, nel senso che è anche sicuramente anche il collega del municipio rilascia. Non si sente nulla, qualcuno. Io non riesco a sentire. Beh, loro che hanno fatto? E che hanno fatto? Ecco, dai, è ripartito. Potrebbe essere che il prossimo. Capite? Se mica si è chiuso da solo. Dove eravate rimasti?
siamo rimasti al fatto che se poi l'ufficio patrimonio dà la notizia al Dipartimento Cultura che diciamo la persona che sta dentro, la società che sta dentro è in regola con i pagamenti eccetera, loro non osta a ridare diciamo l'autorizzazione al pubblico spettacolo e la riapertura del cinema. Io questo ho capito, poi non so, esatto. Mi corregga il direttore. Esatto. Esattamente così, quindi facciamo tutte le verifiche come facciamo per tutti, però diciamo il titolo a restare su quell'area, perché non è un titolo di proprietà, ripeto, la proprietà è di Roma Capitale, ma un titolo per occupare un'area di Roma Capitale devono averlo, e il titolo in questo caso è la concessione del bene. Per noi può essere tutta l'area, soltanto il manufatto, perché il collega del patrimonio potrebbe decidere, come diceva il collega Sica, è il collega del patrimonio che è consegnatario di tutta l'area, di tutto il compendio, fatemi dire così, potrebbe decidere di spacchettare, dare un pezzo al municipio, un pezzo a metterlo a patrimonio, cioè una gara, a procedura di evidenza pubblica, anche spacchettando le realtà. Cioè non c'è nessun, l'amministrazione è sovrana nel decidere, nello scegliere poi come gestire anche il compendio, ecco, nella sua interezza. Certo è, come diceva il collega Sica, che bisogna rientrarne in possesso, perché poi tutto comunque la voltura alla CEA è un attimo, perché sempre Roma Capitale che fece i tempi del punto verde qualità, dell'opera di manutenzione del piano di zona, i contatori erano comunque intestati tutti a noi, poi li abbiamo appoggiati in forza degli atti concessori ai concessionari, però comunque non è che dobbiamo andare a fare un nuovo contatore, si vanno semplicemente dei tempi di volture e sempre noi contattare. Non ti abbiamo sentito. No, abbiamo sentito. No, Roberto, non ti abbiamo sentito a te, Roberto. Hai detto qualcosa, ma non ti abbiamo sentito. No, sono qui, ringrazio la dottoressa. Non so se qualche collega consigliere vuole ancora intervenire o qualcuno ancora dei comitati di quartiere, altrimenti chiudiamo questa parte tecnica. No, come giustamente. Posso fare una domanda io, scusi, Ragucci? Prego Ragucci, basta alzare sempre la mano così io visivo davanti, prego. No, se ho capito bene, forse ho capito male, per quanto riguarda l'esposizione della dottoressa, lei dice che una delle soluzioni potrebbe essere quella di spacchettare tutto il perimetro, diciamo, tutto ciò che è nel perimetro. Tra cui anche l'attuale gestore potrebbe rientrare in certo qual modo a continuare la sua attività, o ho capito male, se dovesse rispettare determinati requisiti. Sono due cose diverse. Sì. La prima è che l'amministrazione capitolina nella sua interezza, quindi municipi, presidenti municipi, dipartimenti insieme ai loro assessori, quindi il sindaco quartieri, fatemela dire così, ma tutta l'amministrazione è sovrana nel decidere la modalità di nuova gestione della struttura, del compendio, o nella sua interezza o spacchettando. Altra cosa è quella che ha detto lei, cioè qualcuno che oggi ha occupato abusivamente, per noi è correo, ha commesso un reato. Sì. E quindi nel momento in cui una persona commette reato nei confronti della pubblica amministrazione, il codice dei contratti è sovrano, cioè non è che non c'è la possibilità di mondarsi di onestà, cioè si è segnalati sul registro degli indagati, perché la procedura sicuramente credo che sia contessa, insomma, di come si stanno svolgendo le cose, non lo so, però sicuramente se una persona per noi ha occupato abusivamente, immagino Mario che siano andati anche i vigili, abbiano avviato delle procedure, la polizia locale, quindi questo aspetto, se come è stato avviato, se tramite il Dipartimento Patrimonio, se tramite il municipio con le proprie diciamo forze di autorità, non lo so, però sicuramente le persone che oggi hanno occupato l'immobile sine titulo non possono nemmeno più concorrere ad alcuna forma, perché nel momento in cui gli andiamo a fare le verifiche, perché noi dobbiamo fare le verifiche di legge, emergono sulle fedine penali, fatemi dire così, o comunque emergono delle segnalazioni per cui ci sono. Cioè, adesso con il codice dei contratti non si può più fare come si faceva tanti anni fa. Io ormai sono vecchia dell'amministrazione, del 32 anni fa, quando sono entrata io c'era la legge 1 del 78,
e vi assicuro che veniva approvata dalla giunta un progetto di scuola e poi alla fine facevamo un carcere oppure un ospedale, perché si potevano fare veramente delle cose, poi negli errori, tutto quello che è successo, per carità, però è un fatto che oggi da quella legge siamo arrivati al codice dei contratti, che sapete tutti che è molto capestro e molto rigido anche nei controlli delle società, delle imprese, di tutti i nostri, diciamo collaboratori o di tutti i nostri, delle nostre società che vincono e concorrono a nostre procedure, per cui anche quei controlli sono severissimi e va da sé per chi oggi è occupato abusivamente. Io lo dico, io so che sono foriera di brutte notizie sempre, però purtroppo questo è, nel senso che le regole sono regole, ecco, mi dispiace. Poi magari ci sono anche altre strade, giuridiche corrette, societarie, non voglio dire, perché l'ho sempre detto anche ad altre persone, cioè, le strade per ripercorrere strade corrette ci sono tutte, però così come è stata rappresentata non può essere, insomma. Mi dispiace perché sicuramente ci sono bravissime persone dappertutto, attenzione, però purtroppo la legge è legge, come dice qualcuno. Perfetto. Ok, grazie. Grazie dottoressa, penso che sia stata esaustiva. Genesio Torrino Decima, Comitato di Quartiere Torrino Decima, prego. Grazie Presidente, solo una cosa sulla scia di quanto diceva la dottoressa, che condivido pienamente. L'altra preoccupazione era quella di tutti e due i comitati di quartiere, era quella per il futuro, di prestare un'attenzione maggiore rispetto a quella prestata in questi anni rispetto al concessionario, che pur essendo in regola, però, come diceva la dottoressa, c'è cioè l'ufficio patrimonio che ha sotto mano mensilmente, diciamo, no? La situazione di tutti i punti di vendita, di tutti i patrimoni in generale romano, e il vedersi, come dire, accumulare nel tempo, non sono 8, mi sembra che siano circa 6 milioni e mezzo, comunque sono sempre cifre ragguardevoli. Sfido chiunque affitti un appartamento a aspettare tutti questi anni che la locazione non gli venga pagata. Per cui, ecco, magari per il futuro prestare attenzione a questo non ci porterà in futuro a dover accumulare un debito del genere che probabilmente non rientrerà mai più nelle casse del comune e poi sicuramente qualcosa in meno anche in termini di servizio. Grazie. Grazie a lei, prego dottoressa. Solo per aggiungere, sì è verissimo quello che dice, però mi sento di dire, avendola vissuta tutti questi passaggi, avendoli vissuti, non c'è proprio una colpa in vigilando dell'amministrazione, nel senso che i punti verdi qualità sono realtà territoriali che non ha a livello nazionale nessun altro. L'articolo 14 delle vecchie norme tecniche di attuazione del piano regolatore consentivano alle lotizzazioni e tutto il grandissimo sviluppo urbanistico che ha avuto questa città, ovviamente con un obbligo enorme di dare moltissime aree verdi, di dare di restituire parcheggi, aree verdi, strade, viabilità, in questo caso l'area verde, con questo utilizzo, mi sento di dire che parte da lontano. E poi nelle varie vicissitudini, come sapete anche voi, l'amministrazione capitolina, prima era Roma Capitale, era il Comune di Roma, si è sempre organizzato nei suoi uffici e dipartimenti. E sono stati punti verdi qualità che come materia hanno un po' ruotato, c'è stato anche un ufficio speciale sui punti verdi, insomma, poi sono passati di struttura in struttura. E ogni volta che c'erano, diciamo, questi passaggi, si accumulavano, diciamo, queste problematiche, che ogni collega che ereditava questo pacchetto, questo pacco grosso di punti verdi qualità della città, ne veniva un attimo spaventato, perché si rendeva conto che queste problematiche, se non sei avvezzo e non hai praticità, e devi essere anche molto duro, perché vedete anche voi che bisogna andare dentro in modo attivo con le forze dell'ordine, perché poi questi concessionari, che all'inizio sono persone bravissime e continuano ad esserlo, però poi per vari motivi poi succede che non pagano, ci sono delle problematiche e poi bisogna diventare cattivi, non si è più amici, si è nemici, perché ne si risponde nelle sedi dovute per appunto o colpa in vigilando oppure danni erariali. Ecco perché mi sento di dire, guardi, non è questione che non si è fatto nulla, Roma Capitale non ha fatto nulla, perché il sindaco Veltroni aveva capito qual era questo problema che nasceva da tutti questi sviluppi urbanistici di grandissimo, vedete che all'interno di quell'area, che respiro è, che polmone è quell'area,
perché io la conosco bene, vi ripeto, ed è importantissima, dal fatto di non averla, dal fatto di averla, vi cambia la vita. Quindi l'amministrazione originariamente aveva capito queste difficoltà e aveva deciso di trovare delle soluzioni tecniche per abbreviare, per agevolare anche l'utilizzo di queste aree. Da lì poi i punti verdi di qualità hanno avuto un po' la storia che conoscete, io ne avevo due o tre a Ostia, quando dirigevo Ostia, e anche problematiche molto più di questo, per esempio quello della Madonnetta di Ostia, me l'hanno incendiato, insomma abbiamo avuto davvero delle difficoltà grandi. Però è per rappresentarvi, per rassicurarvi sotto un certo punto di vista, cioè che l'amministrazione di Roma non ha mai, o le delibere quelle appunto dell'ex sindaco Veltroni, perché venivano dalle urbanizzazioni fatte da hotel, vi parlo 5-3 anni più altri 5-3 anni, dove c'è stato sempre attenzionamento e anche la cura addirittura quasi fare il dipartimento, il punto di qualità, l'ufficio, quindi nelle difficoltà ci sono state le difficoltà, non c'è stato un disinteresse, questo mi sento di dirlo avendo vissuto negli ultimi 18-20 anni questa realtà. Perfetto, grazie del chiarimento, dottoressa. Consigliera De Vivo, prego. Grazie, grazie Presidente. Volevo fare una domanda alla direttrice che diciamo la direttrice Esposito, riguardo al futuro della struttura. Poiché la struttura è connotata sotto il cappello anche di cultura, le future manifestazioni di interesse che verranno manifestate per questa struttura, è necessario ed è obbligatorio, io spero che ci sia ancora la destinazione di cultura e quindi immagino che le manifestazioni di interesse passeranno per il Dipartimento Cultura, no? Non soltanto per il Dipartimento Patrimonio. Quindi io volevo capire se insomma, se rimane questa impostazione cultura, considerando che il nostro municipio ha bisogno assolutamente di punti culturali che possono essere cinema, teatro, luoghi da dare ai giovani per fare attività culturali, per insomma, la musicali, eccetera. Quindi se rimane e se diciamo, passerà per il Dipartimento Cultura queste manifestazioni di interesse future. Grazie consigliera, allora, prego. Mi sento di dire, come ripeto, ho detto appunto all'inizio, è una scelta politica, quindi abbiamo qui il presidente, abbiamo qui l'assessore e l'occasione secondo me è bellissima nella sua diciamo gravità e anche tristezza, perché insomma è sempre brutto avere una sconfitta di un concessionario che insomma dobbiamo salutare, però grande occasione per l'amministrazione tutta, quindi sicuramente il territorio, quindi mi sento poi di passare la parola al Presidente e all'Assessore perché sta a loro, di cosa fare insieme al Dipartimento Patrimonio, ripeto perché il consegnatario verbale di questo compendio è il patrimonio e il patrimonio parla con le strutture territoriali, quindi abbiamo proprio qui sia il Presidente che l'Assessore che il Direttore del Municipio, sono le figure autorevoli e uniche insieme al Dipartimento Patrimonio e all'Assessore Zevi del patrimonio tenutarie di decidere cosa fare all'interno di questa struttura, spacchettata o non spacchettata, tenerla intera, farsela consegnare, insomma, possono scegliere, è il momento migliore. Capisco la richiesta del punto che mi avete fatto e nella realtà la destinazione urbanistica dell'area oggi non pregiudica assolutamente nessuna destinazione perché è dell'amministrazione ed è standard, è pubblica. E nessuno vieta nella nuova concessione che si deciderà di fare di inserire che 3 giorni all'anno, 7 giorni all'anno, 20 giorni all'anno il nuovo concessionario debba dare al municipio, concedere gratuitamente la sala per fare presentazioni culturali, libri, quindi non è una cosa che e non deve passare da noi se non che il presidente municipale e gli assessori municipali vogliono condividere questo aspetto con l'assessore alla cultura, questo assolutamente nella comunicazione e la condivisione se vogliono è fondamentale, ma non c'è nulla, non c'è nessuna variazione urbanistica da fare perché già l'area lo consentirebbe come destinazione la sua unitarietà, è una scelta, ma già ieri si poteva fare, voglio dire,
però sicuramente se il concessionario aveva un certo perimetro non era suo interesse far vedere che rinunciava a una sala cinematografica di proiezione, magari ad un pomeriggio di presentazione di libri. Ecco, questo adesso è un'occasione che ci si apre una porta per poter, all'amministrazione capitolina, per poter decidere anche questi aspetti. Noi lo facciamo con i teatri sempre di Roma Capitale, con le fondazioni, Fondazione Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell'Opera, Fondazione Musica per Roma, Cinema per Roma. Cioè, l'amministrazione capitolina nella sua interezza, ripeto, si tiene delle giornate per poter avere i propri eventi, quindi perché no? È un momento che può essere fatto. Non è assolutamente previsto che passi dalla cultura come dipartimento, perché in realtà noi come Dipartimento Cultura entriamo per l'autorizzazione al pubblico spettacolo, e nulla più. Cioè è un caso che l'Esposito faccia a capo Dipartimento alla Cultura. Ecco perché io sono depositaria di una serie di informazioni, di una serie di conoscenze che condivido, perché io le ho avute da Roma Capitale, che è il mio ente, Roma Capitale nella sua interezza, quindi in tutti i suoi municipi, in tutte le sue articolazioni. Lo dico sempre a tutti i giudici, dico abbiate pazienza perché il Comune di Roma è enorme, ha 24.000 dipendenti, ha tutta una parte anche organizzativa enorme di presidenti, di assessori, di consiglieri, di vigilanze, e quindi non è che si può pensare che lei fa una telefonata alla segreteria del sindaco, lo sanno tutti i municipi, lo sanno tutti i territori. Siamo articolati in modo complesso, però funzioniamo, nella nostra grande condivisione funzioniamo. Quindi stia tranquilla che quello io penso, che da cui ho sentito parlare il presidente, l'assessore, il capo dipartimento, il capo del municipio, appunto il direttore del municipio, dottor Cossica, mi sento di dire che insomma mi sento rassicurata anche come cittadina del municipio nono. Ecco, sicuramente questo sì. Grazie. Grazie. Lei, questo è importante che ci dice, sì, la sua rassicurazione è la nostra rassicurazione, ma io mi auguro pure che ci siano tempi brevi. Questo è un altro auspicio che mi sento di avere al mio interno per una pronta sistemazione dell'area. Assessore Gagliardi, prego. Grazie Presidente, io sono qui con gli altri, uso il mio cellulare con la telecamera, ma il microfono è solo del dottor Zica, quindi perdonate questa cosa. Tre cose. La prima, volevo partire un attimo dalla richiesta fatta al Comitato di Torino Sud sul fatto delle vigilanze, sui soldi e quant'altro. In quella disamina manca un pezzo, che nel 2018 si è arrivati a fare l'atto di rilascio di richiesta di rilascio dell'immobile. Poi sono seguite una serie di impugnative al TAR. Nel frattempo, con l'onerosità oggettiva dei costi annuali di affitto e di canne, insomma, che il concessionario deve a Roma, arrivare alla cifra di 8 milioni di euro ci vuole molto poco. Quindi, come al solito, le procedure amministrative, anche quelle della legge amministrativa, sono sempre molto lunghe, e nel frattempo tutti gli altri elementi di conteggio, soprattutto economico, vanno tranquillamente avanti così come quindi siamo arrivati nel 2024. E ricolgo questa occasione, come già avevo fatto mercoledì scorso in commissione urbanistica, per ringraziare il Dipartimento e in particolare il nostro direttore Sia, perché la situazione non si sarebbe sbloccata se non ci fosse stata anche un ruolo diretto del municipio e una presa di responsabilità da parte del municipio. Staremmo, se non fosse stato da parte del Comune di Roma e municipio della sua interezza, ancora a tentennare con l'operatore, che fra l'altro c'ero l'assessore Gregori, c'era ovviamente la Presidente, c'era il direttore Sica, abbiamo materialmente litigato con i soggetti che non volevano rimetterci nella disponibilità della struttura. Questo come prima parte. Come seconda parte, rispetto alle domande che faceva la consigliera De Vivo, che in parte sono anche le mie preoccupazioni, io metto il mio punto di vista. Come dicevo l'altra volta, dal punto di vista, diciamo, se la prendiamo alla larga, urbanisticamente, quello è un verde servizi pubblici di livello locale. Quindi tutte le funzionalità compatibili teoricamente con questa funzione sicuramente sono quelle da rispettare. È chiaro che sfuma il titolo originario del Punto Verde Qualità, che le incasellava all'interno di una produzione culturale, di un fianco della insomma, una parte commerciale, a riequilibrare il bilancio dell'operazione, perché è venuto meno lo strumento Punto Verde Qualità. Però la cultura, come altri servizi, sono comunque ricompresi e compatibili con verde pubblico e servizi di livello locale.
Certo, questo significa che domani quel posto lì non può diventare una fabbrica, così come non può diventare un centro commerciale, così come non possono diventare altre attività che non sono compatibili con le finalità pubbliche, dei servizi pubblici. Altra cosa è che ci siano delle operazioni, in questo caso di spalla commerciale, che aiutano il bilancio, perché vi ricordo che soltanto di manutenzione mensile sul posto costa circa 18.000 euro, tra illuminazioni, pompe che aspirano l'acqua di risalita dalla falda, sistemi di irrigazione, sistema di gestione delle acque, anche se ultimamente era un po' patente, diciamo così, dell'acquitrino, perché poi purtroppo il laghetto è diventato un acquitrino, e annesse con in teoria la manutenzione dell'area giochi che non è stata fatta da tempo, il ripristino dell'area fitness che c'era e si è disfatta nel tempo, insomma c'è tanto, così come poi c'era anche il canone delle strutture vere e proprie. Quindi questo è il quadro. In questo però ricordiamoci che anche se noi parliamo di project financing e parliamo di manifestazione di interesse, non è che la manifestazione di interesse diventa un affidamento diretto. Diventa il primo passo per l'avvio di una procedura di evidenza pubblica che poi eventualmente, se fosse a seguito di bando, seguirà i criteri del bando e quindi è l'amministrazione pubblica che li fissa. Se dovesse partire da un project financing e comunque finire dentro la procedura di evidenza pubblica, il disciplinare del bando lo fa comunque l'amministrazione, quindi con le finalità, con le contropartite, con gli oneri, e eventualmente, soprattutto nel caso del project financing, c'è solo il riconoscimento della prelazione oppure della premialità su il soggetto che deve diventare assegnatario. Quindi siamo, diciamo, sempre in un alveo dove il controllo dell'operazione è in mano al soggetto pubblico, e quindi possiamo determinare, negli ambiti e nei limiti della ragionevolezza e della sostenibilità, quello che riteniamo si debba fare. Quindi uno spazio polifunzionale per il quartiere perché manca uno spazio di aggregazione, la richiesta ad un certo tot di giorni della disponibilità degli spazi per fare attività culturali, perché anche di quello non abbiamo carenza, capiremo da adesso in poi come farlo. Però l'obiettivo, penso, in questo momento primario sia la riacquisizione del patrimonio, perché nel momento in cui noi riacquisiamo il patrimonio si apre una sequenza di possibilità che ci mettono nelle condizioni di fare tutte queste cose, gestirlo direttamente così come rimetterlo a mano. Grazie. Grazie Assessore dell'intervento a chiarimento. Non vedo altri interventi richiesti, quindi vorrei sentire Vicepresidente Gregori, sotto l'aspetto politico, dopo aver sentito tutti i chiarimenti tecnici avuti dalla direttrice. Prego, Assessore Gregori. Eccoci, grazie. Allora, Presidente, mi faccio ringraziare ancora tutta la parte tecnica, dal direttore Sica alla direttrice Esposito, la dottoressa Magni del Dipartimento Cultura, che comunque ci hanno, insomma, spiegato bene com'è la situazione. Io dico sempre e soprattutto su questa situazione noi dobbiamo trasformare, diciamo, questo momento di criticità in un'opportunità per il futuro, no? E questo si può fare insieme tutti, con tutte le persone del territorio, maggioranza, opposizione e soprattutto con i comitati di quartiere, che lasciatemi ringraziare un'altra volta per la grande raccolta firme che hanno fatto. A me è arrivata ieri il protocollo del municipio, sono 1516 firme, che comunque vuol dire non sono poche, anzi credo che sono tantissime. Anzi, invito i comitati di quartiere a raccoglierne altre, perché sicuramente si può fare un buon lavoro. Allora, noi non sappiamo cosa sarà del futuro dello Stardust, che tipo di attività commerciali ci saranno lì dentro, però mettiamo in campo una visione. Noi comunque vogliamo che quel punto rimanga un centro d'aggregazione sociale, no? Un centro di sviluppo del sociale del municipio, dello sport, della cultura, del commercio, e lo stiamo facendo dal primo giorno che c'è stata la chiusura, diciamo che concessionario occupante è stato mandato fuori dall'amministrazione. Noi da subito ci siamo attivati per mantenere fruibile alla cittadinanza il parco. Lo abbiamo fatto vivere con vari eventi, l'ultimo quello della scorsa settimana, quando
l'evento del scuola e sport doveva tenersi al Castellaccio, al Parco del Castellaccio. Abbiamo insieme alla Presidente e alla Giunta preferito spostarlo al Parco dello Stardust proprio per dare un segnale di vita a quel territorio. Faremo la stessa cosa con una festa di Halloween che si terrà il 31 ottobre, che era prevista al Castellaccio, si farà al Parco dello Stardust. Una notizia in anteprima che allo Parco dello Stardust ci sarà il villaggio di Natale per un mese, dall'8 dicembre al 6 gennaio, e quindi altre attività. Noi teniamo molto, diciamo, a quest'area e stiamo cercando di farla vivere per ora in questo modo. Nel frattempo abbiamo delle interlocuzioni con il dipartimento competente, che poi è quello del patrimonio, e lì si stanno portando avanti diverse soluzioni. Potrebbe essere Zetema a gestire il tutto, potrebbe essere una gestione condivisa in sinergia con il municipio, stiamo vedendo. Quindi è inutile che oggi mettiamo in campo noi, ecco, ripeto, la visione che mette in campo il municipio ha le idee chiare. Quell'area deve tornare fruibile alla cittadinanza, perché è vero che prima era aperta, è vero che prima c'era delle somministrazioni aperte, c'era il cinema, però era gestita in maniera privatistica, come abbiamo visto, come vi ha raccontato prima il direttore Siga, per quanto riguarda il mercato contadino, che a noi è stata una tegola, diciamo, che ci è caduta addosso, perché non conoscevamo quella realtà come veniva gestita. Una volta che l'abbiamo conosciuta, stiamo ora sistemando, e vedrete che sarà ancora migliore di prima, e quel parco renderà servizi anche alla cittadinanza. E stiamo ragionando anche, perché no, sulle strutture che ci sono lì, su diciamo poter utilizzare ciò che è lo Stardust a 360 gradi anche dal territorio, che poi sono quelle richieste che ci vengono fatte dalle persone, dai comitati di quartiere. Quindi non vi dico di stare tranquilli, perché non si dice, ma vi dico però di starci vicini, perché quello che dicevo all'inizio e chiudo, è vero che è un momento di criticità, ma noi i momenti di criticità abbiamo sempre cercato di trasformarli in opportunità per il futuro. Lo faremo anche adesso. L'importante, insomma, che ci si aiuta soprattutto su queste situazioni, maggioranza, opposizione, comitati di quartiere. Secondo me lo Stardust lo faremo vivere, e vivere meglio di prima. Grazie Presidente. Grazie a lei Assessore, nonché Vicepresidente. Parole che ci, almeno per quello che mi riguarda, ci tranquillizzano, perché l'impegno da parte della Giunta mi pare che sia sempre stato dimostrato immediatamente, come quasi sempre, e fattivo. Quindi ritengo che sia un aspetto più che positivo questo. Sicuramente ci rincontreremo di nuovo, penso che non vedo più gli interventi, quindi vado un po' a chiudere il punto all'ordine del giorno, innanzitutto ringraziando tutti, dalla direttrice del Dipartimento Culturale Cinzia Esposito con la dottoressa Magni, al direttore Airaghi, al direttore Siga, al vicepresidente Gregori, nonché all'assessore Gagliardi, a Bonelli che è presente, ma anche ai due comitati di quartiere, presidente e vicepresidente di Torino Nord e il presidente di Torino Decima. È un lavoro di gruppo. Vedo che il presidente di Torino Nord chiede la parola, finisco un attimo e poi dopo le do la parola, Ragucci. È un lavoro di gruppo che dobbiamo portare avanti, come diceva il presidente Gregori, proprio perché tutti insieme possiamo far vivere di nuovo Stardust ancora di più nell'interesse pubblico di quanto è stato fatto fino ad oggi, e possibilmente evitando quelli che sono quei costi paurosi che ci abbiamo e che sono il contenzioso poi che ci ha portato a questa situazione. Prego Ragucci, ricordo no, presidente Torino Nord. Grazie, scusi, io per chiudere, come comitati ci volevamo raccomandare molto sul discorso attualmente
sulla sicurezza, perché purtroppo il perimetro è tenuto chiuso e quello che noi ci vorremmo raccomandare è far mettere subito la corrente elettrica ed accendere tutto il perimetro per tenerlo in vigilanza, perché veramente i cittadini sono preoccupati per questa cosa qui. Per cui ecco, momentaneamente la richiesta che noi facciamo, oltre tutto ciò che è stato discusso, di allacciare la corrente, perché non ci sentiamo sicuri e non è sicuro, e non è sicuro. Grazie, scusi se ho prolungato. No, assolutamente, ribadisco solo quello che ha detto prima l'ingegner Sica, responsabile direttore tecnico. È stata fatta la richiesta il 10 ottobre, mi pare, con la lettera del 10 ottobre, e ci sono 15 giorni, dopodiché entriamo in possesso della zona elettrica nella quale oggi non possiamo intervenire se non con la forza pubblica, e non so in che modo, ma faremo sempre una mossa illegale. Quindi tutto può fare il comune o il municipio, tranne che mossa illegale. Quindi, però, ci ha assicurato che fra 7 giorni dovremmo avere la possibilità di entrare. Chiaramente entrando si riattiva immediatamente la luce e la corrente elettrica e la luce nella zona. Quindi ritengo che sia cosa più che positiva. Ok, grazie. Assolutamente, noi siamo qui apposta per dare risposte. Noi in prima battuta, ma poi ci sono gli uffici, i dirigenti degli uffici, dei dipartimenti, e poi la parte politica è intervenuta con parte della giunta e con tutti noi consiglieri di commissione. Scusi Presidente, un'ultima cosa. No, noi come comitati su questa commissione purtroppo abbiamo avuto un'informazione per via traverse, non abbiamo avuto un'informazione a convocazione diretta. Ne assumo io la colpa, mi dispiace. È stata una convocazione un po' concitata, perché è stata richiesta all'improvviso, con la massima urgenza, con 10 invitati da inserire. E poi mi dimentico la parte più importante, che sono i comitati dei quartieri. Visto che siamo alla parte direttamente interessata. Infatti è così. Ecco. Ma guardi, io ieri sera ho ricevuto le vostre, erano le 9 di qualcuno. Alle 9 di sera ho ricevuto e ho risposto immediatamente, ho dato disposizione immediatamente. Stamattina le segretarie, l'ufficio consiglio è intervenuto immediatamente, loro attaccano alle 8, alle 8 e un quarto già erano stati inviati i link, quindi insomma abbiamo però parato il colpo. Vabbè, stavolta è perdonato, dai. Meno male. Ringrazio ancora, ringrazio tutti gli ospiti ancora, e possiamo chiudere il punto all'ordine del giorno. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. A questo punto, consiglieri, direi 5 minuti di sospensione, sono le 11:15, ci rivediamo alle 11:20. Caterina, cortesemente, se possiamo bloccare la registrazione. Sì. Tanto il punto all'ordine del giorno è finito, dobbiamo andare solo in posta e... Sì. Ecco. Perfetto. Sono le 11:20, abbiamo appena ripreso la seduta. Se vogliamo fare un appello veloce, Caterina. Va bene, certo, un attimino. Eccoci. Allora, Baiocchi. Presente. Canale. Presente. De Vivo. Ferma, si sente lì. De Vivo. Consigliera De Vivo. Ecca. Di qua. Chi è che parla e non dice? Non si capisce. Forse era Grazioli che aveva il microfono aperto. Sì, ho il microfono aperto io. Allora, intanto Grazioli è presente. Il muro PES è uscito alle 10:15. Lo tenevo aperto Fasetti. A rispondere, però. Sì. Fasetti. Fasetti non la vedo, io sto chiamando appello per De Vivo. De Vivo ed Ecca.
siamo comunque in tre, quindi possiamo andare avanti. Sì, sì, certo. Andiamo avanti e prendiamo atto. Ecco, De Vivo forse è arrivata. No, ma c'ero. Sì, ma ti sentivamo. Devi rispondere all'appello. Lo so, ma avevo silenziato la... Ok, De Vivo è presente. Ecca? La pistola, ha silenziato la pistola. Sparava, ma non si sentiva. Risponde. Va bene. Va bene, andiamo avanti. Chiuso il punto all'ordine del giorno numero 2, c'è il punto 3, esame posta. Non so se abbiamo non posta. Non abbiamo posta. Credo. Non abbiamo, non ci scrive nessuno, meno male. Potrei dire meno male, perché vuol dire che non ci sono problemi. E varie ed eventuali, commissari? Presidente. Prego. Dunque, l'altro giorno io sono stata all'ufficio anagrafico, civile, quello dello Stato civile, e una delle persone che lavorano lì mi ha raccontato che loro hanno fatto tantissime miglioramenti e ce li avrebbero voluti raccontare. E per esempio mi ha raccontato che quando nasce un bambino, oltre a distribuire quella informativa alle persone che possono acquisire grazie a uno dei lavori fatti dalla Titti di Salvo al Parlamento, la presenza nel cassetto fiscale dei genitori, la possibilità di avere un bonus, quindi oltre a quello loro si prendono anche l'impegno di fare il codice fiscale, per esempio del nascituro, il che toglie tantissimo tempo ai genitori, eccetera, eccetera. Quindi mi ha dato una cartellina con tutte le attività che fanno, chiedendo in qualche modo una sorta di visibilità. Perché, ma non tanto visibilità, tanto per informare la cittadinanza di questi servizi e di come sono. Ora, facendo pandanna anche ad una richiesta che fece anche facendo pandanna anche a una richiesta che abbiamo fatto nel passato all'interno della commissione, lo disse il Muropes, di fare una carta dei servizi. Io penso che magari la prossima volta che ci vediamo le porto la cartellina, possiamo cominciare anche da lì a fare una carta dei servizi del territorio. È ovvio che deve essere una carta di servizio, ma è un lavorone enorme, però potremo inserire queste informazioni. Sì, certo, ma oggi non si può fare, sconvocare se sono in commissione. Caterina! Scusa, potremo analizzare... Scusate. Potremmo analizzare questo materiale e cercare di capire come cominciare a costruire questa carta dei servizi. Sì, perfetto, questo possiamo farlo tranquillamente. Mi trovo pienamente d'accordo, consigliere. Va bene. Quindi lo mettiamo pure questo all'ordine dei lavori. Sì. Consigliere Canale, prego. Sì, Presidente, io volevo sollecitare una riunione su Prato Smeraldo, perché questa questione delle strade si deve chiudere. Sì, 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 ma quello è un altro tema che ho ben presente. Siccome sono arrivati delle lettere di avvocati per avviare dei pignoramenti ai cittadini, mi sembra il caso di cominciare a chiudere la partita. Grazie. Perfetto. Va bene. Consigliera Pasetti, prego. È presente quindi la consigliera Pasetti, Caterina? Sì, sì, sono presente. Non so io se Caterina... sono presente, okay, scusate, okay, c'avevo problemi. Anche io, scusami, okay, okay. Perfetto. Si sono ricollegati tutti quanti. Va bene. Sì. Non so se state... un po' troppo puntuale. Non so, state trattando un tema specifico, Presidente, perché ho sentito... che la Canale che parlava di strade, quindi vorrei unirmi anch'io al coro che chiede una riunione straordinaria sulle strade appena possibile, sul patrimonio stradale e sulla situazione di alcune strade che ad oggi ancora sono in fase di varie ed eventuali, consigliera Pasetti, quindi mettiamo varie eventuali. Quello della consigliera Canale è un tema specifico che è storico nella nostra commissione. Quindi. Ah, ok. Comunque no, se vogliamo invece parlare anche di Via di Trigoria, io lo aggiungerei volentieri, perché anche questo è un tema, sì, che ormai è passato di moda, però poiché è ancora fermo
a quello che doveva essere, che ancora non è, io lo porterei, perché poi a dicembre scadono i termini per l'impegno dei soldi e potremmo sì, rischiare di perdere anche magari il presidente della commissione corrente che mobilità, perché pure lo sì, certo, ma credo che poi la Canale stia seguendo anche questa fase delle strade sì, in mobilità. C'è anche l'altra strada insieme. Brava. Tra via Trigoria c'è anche via Arcidiacono, la sua. Esatto. Due strade insieme unite. Quindi secondo me però patrimonio deve comunque trattarlo questo argomento. Va bene, a posto, abbiamo altri argomenti di cui occuparci, altri ma sono sempre gli stessi. Altre cose, colleghi? Presidente, poi magari se facciamo anche un check sulla questione del Casale Città d'Europa, perché so che c'è stato un incontro il 10 di ottobre con la società del patrimonio, con l'aggiudicatario del patrimonio, vediamo di capire a che punto siamo pure là. Con chi si sono incontrati la società, col dipartimento o con il patrimonio? Il patrimonio, col dipartimento oh. Patrimonio. Poi visto che poi si invitano ma non vengono, tocca andarli a prendere questi. Va bene, perfetto. Se non ci sono altro, se non ci sono altri interventi, io direi che alle 11:30 possiamo chiudere la commissione. Va bene. Va bene, interrompiamo la registrazione, grazie sì. E buona giornata grazie. A tutti.